Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi siamo in un luogo completamente diverso. Oggi vi porto da Primark a Bari. È il primo Primark della Puglia, quindi siamo dovuti partire un po' prima stamattina, perché noi siamo abbastanza lontani, però siamo qui. Facciamo una ora a Bari! Diamo il via alle danze! Io non me lo prendo anche se non ci devo scrivere niente. 2 euro. Possibile, questo posso lasciarlo per ultimo. Danno. Bene, bene, bene. Come avete visto precedentemente, stamattina sono andata alla nuova apertura di Primark a Bari. Bello, 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 bello. È stato tutto molto bello, però poi a una certa. Vabbè, allora, tanta, tanta, tantissima gente. Molto contenta di questa cosa, peccato che sia l'unico centro Primark in Puglia. Allora, scontrino Primark numero 12. 12.
Va bene. Allora, scopriamo insieme cosa ho acquistato, perché non me lo ricordo neanche io ormai. Quindi vediamo insieme cosa ho preso, poi magari vi dirò alcuni prezzi. Allora, partiamo da qua. 1 e questa la mettiamo così. Allora, c'era la sezione delle t-shirt, per meglio dire in italiano magliettine, a 3,50 euro. Allora, questa è una tipologia, quindi ho preso questa qua. Le misure vanno dalla taglia XS alla XL per alcuni, mentre altre vanno dalla XS alla L, anche se devo dire che vestono abbastanza larghe. Altra tipologia questo, sempre sul rosé, a 3,50 euro. Poi cosa ho preso? Ho preso due candele profumate, mi piaceva la confezione, una all'eucalipto e l'altra alla vaniglia. Questa sa di vaniglia e questa sa di eucalipto. Veramente? Va bene, queste due candeline a 1,50 euro l'una. Poi ho preso nella sezione beauty questa lip liner pencil, o una matita, è 1,50 euro la matita. La colorazione è sul marroncino chiaro. Poi vediamo un po'. Allora, ho preso queste calze della Marvel, 1, 2, 3, 4, 5 pezzi, 10 euro, offerta lancio. Poi abbiamo questi calzini bellissimi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'è pure scritto, per sicurezza, 7 paia di calzini, sono misti, ci sono le ciliegine, le fragoline, le angurie, le mele, l'ananas, gli avocado e la pesca. Poi questi sono costati 7 paia 4 euro. Poi abbiamo questi calzini stupendi, che sono stati i primi che ho preso, la prima cosa che ho preso, che riguardano il centenario della Disney. Allora, abbiamo sia Topolino che Paperino che Minnie, credo che sia Minnie. Poi quando le apriremo vedremo. No, c'è scritto Mickey in pratica. Ok, una N. Allora, questi sono 3 paia, 4,50. Non 5, 4,50. Poi abbiamo altri calzini. Questi sono sempre 3 paia, 4,50. E c'è il coniglietto. Poi abbiamo i fiorellini e poi abbiamo un altro coniglietto. Poi. Allora, ho preso questo pigiamino di Stitch che è estivo. Oddio, sta aprendo tutto. Ok. C'è il pantaloncino alla maglia e questo è venuto la bellezza di, vediamo un po', non c'è il prezzo. Vediamo sullo scontrino. Boh, non lo trovo. Vabbè, credo che stava sulle 11 euro questo, o 11 o 13. Ah, eccolo, 13 euro maglia e pantaloncino per l'estate, così fa fresco ma siete vestiti. Poi ho preso quest'altro pigiamino che si è tutto aperto, sempre. No, questo è di coniglietti. E c'è la maglia, bellissima, caldissima, morbidissima. Questa. Più il pantalone, bel pigiamino. E questo viene 16 euro. Poi abbiamo, vediamo un po'.
Poi ha preso dei cotonini, questi sono ovali e costano solo 2 euro. Poi abbiamo un pennello, 1,50 euro. Questo è per definire, è doppio, a doppio punto, una piatta e una un po' più stretta. E vegana, per gli occhi. Poi un grosso GC Peach. Solo 2 euro. Allora, poi ho preso questo pantalone. Così. Questo pantalone qui. Sembra vabbè. Lo proviamo. E costa 12 euro. 12 euro. Solo per voi. Poi abbiamo delle infradito, perché l'estate è vicina, anche se siamo ancora a febbraio, ma l'estate è vicina, anzi, oggi è febbraio? Oggi è gennaio ancora. E queste costano 4,50. Poi abbiamo questo shampoo secco, l'ho preso solo perché, non uso lo shampoo secco, l'ho preso perché su Instagram, dicevano che era un prodotto abbastanza valido. Proviamo, c'è sempre una prima volta nella vita, vediamo come. Poi ho preso Questo profumo piccolino, solo 2,50 euro, si chiama Soft Rose, è sempre su Instagram, diceva che assomigliava a qualche profumo famoso, vedremo, lo testeremo. Poi abbiamo un altro pennellino, questo è più o meno simile all'altro, sempre 1,50 euro. Poi abbiamo un rossetto, si chiama Lustre, scritto, 1,50 euro. E il colore è Reservoir Mauve. Poi abbiamo altri calzini, questi sono di Bambi, mi raccomando, e sono 3 paia 4 euro, offerta lancio. Poi abbiamo una t-shirt, questa ce l'aveva anche una commessa addosso, era carino, questa qui. Ecco Topolino, questa è casa sua. Va bene, vado alle ciance. Allora, questa maglia viene 7 euro, solo 7 euro. Poi abbiamo Non dormire. Allora, queste sono le Beauty Blender, ovvero le due spugnette per il fondotinta. E questa volta da Primark, non solo Disney, ma abbiamo anche Barbie. Mamma Barbie girl and the Barbie world. Vediamo, c'è anche il disegnino. Costano solo 3 euro. Mi raccomando, compratele. Allora, vediamo. Yeah, guardate che carina. Abbiamo questa e quest'altra che è di una colorazione un po' più scura. Carine, vero? Le proveremo, vediamo se la qualità sarà buona oppure no. Poi abbiamo, vediamo un po', un altro pennellino che non guastano mai. Poi abbiamo questa maglia. Ve la mostro. Questa maglia, che è sempre per il 100° anniversario, bellissima, bella, bella, morbida, bellissima, e poi il verde mi sta bene. Va bene, poi vediamo un po'. Ah, non vi ho detto il prezzo, scusate. Questa costa 16 euro. 16. Allora, abbiamo altri calzini. 3 euro, c'è un'offerta pazzesca, 5 paia 3 euro, 5 paia 3 euro. Poi abbiamo
un'altra t-shirt. All you need is love. Compratela solamente per la scritta. E questa costa 3,50 euro. Ho comprato troppe cose. Poi abbiamo questi scodini, 3 euro. Poi abbiamo una t-shirt basic, verde, bellissima, a soli 4,50. Oh, sì, 4,50. Un altro pennello, questo è per stendere l'ombretto, questo qui, ha una punta e giù ne è un'altra. Poi, questo è bellissimo. Allora, più o meno è la stessa cosa di Barbie, solo che in più c'è il contenitore per racchiudere le beauty blenders. Eccole qui! Allora, questo è di Minnie. E quest'altro è di Topolino. Sono proprio incise nella spugnetta. Poi abbiamo questo qui che è il contenitore. Senza lasciarle in giro, le mettete nel vostro contenitore. Vediamo se entrano tutte e due. Sì. Approved. Contenitore approvato. Va bene. Una bella idea, carino. Poi abbiamo un Fix e Sculpt Brown Sculpted Wax, quindi sarebbe un brush, incluso il brush, quindi il pettinino per le sopracciglia. Va bene, proviamolo. Questo costa 4 euro. Poi abbiamo un altro Juicy Gloss, questa volta è Bubble Gum, questo costa anche 2 euro. Poi abbiamo degli altri calzini. Inutile spiegarvelo. Tre paia 4 euro, ma anche fossero costati 100. Bellissimi. È profondo qua giù. Allora, poi abbiamo un High Gloss Lightweight Ultra Gloss Shine. Questo costa 2 euro. Bellissimo. Ok, poi abbiamo un altro Shimmer Lip Gloss. Questo è Pale Beach Sweet Lip Gloss. Ci mancherebbe fosse salato. E questo costa 3 euro. Poi abbiamo un eyeliner al solo costo di 1,50 euro. Ma non ho capito se... No, dice liquid, quindi è liquido. Ok, no, pensavo fosse un eyeliner a penna. Poi abbiamo un altro profumino. Questo è Peach Bouquet. Ok, vediamo, questo anche costa 2,50 euro. Questo dice che ha delle note dolci, di limone e di foglie. Packaging da portare ovunque, in borsa, in viaggio, a Londra. Ah! Vedremo quanto durerà. Poi abbiamo un'altra matita, questa si chiama Peony. Solo 1,50 euro. Poi abbiamo un altro rossetto a 1,50 euro sempre, e questo è Sweet Talk. Poi ho preso questo magnifico quadernone, notebook. Poi ho preso uno scrub per il corpo, body scrub, a soli 4 euro. Questo è al cocco, ma c'era anche alla vaniglia, c'era anche allo zucchero, non so, tante altre fragranze. Ho preso un nail polish remover a soli 2 euro. Questa borsetta meravigliosa, bianca, mi mancava veramente, e questa costa 11 euro. L'ho aperta anche nel negozio e alla tracollina, quindi comodissima anche per l'estate.
per uscire, quindi può essere sia leggermente formale che informale. Poi ho preso questa semplice borraccia e costa 3 euro. Questo qui, semplice. E poi ne ho prese due meravigliose. Precisiamo, meravigliose. E sono questa di Vinny, quest'altra, questa di Encanto. Anche questo è il beccuccino, sempre qua. Comunque, anche questa costa 8 euro. Bellissime, bellissime, bellissime. Allora, vediamo quest'altra cosa mi è rimasto. Allora, quest'altro pigiamino, sempre di Disney Topolino, un po' più leggero rispetto a quello invernale. Questo ha la maglia che a manica corta e il pantalone lungo. E questo è costato 16 euro. Poi arriviamo agli ultimi pezzi. Ho preso le cucce. Questo zainetto. Qui ci potete mettere gli AirPods, le monetine. E se non ho capito male, si apre in due modi. No, scherzavo. No. Quindi si apre solo da qui. Mi raccomando, non fate l'errore di romperlo, rovinarlo. Quindi questa si apre, questa no. Poi abbiamo questa, la macchina dei waffle, che desideravo da tanto tempo. Vedete l'impasto all'interno ed esce la faccia di Topolino, perché altrimenti i waffle senza la faccia di Topolino non si mangiano. E questa costa 18 euro. La proveremo insieme e vediamo realmente se escono così bellini come mostra la foto. E quindi niente, questa è tutta la spesa. Vi dico quanto ho speso, non vi spaventate. Ho speso la bellezza di 294,50 euro e niente, poi mi ha dato 5,50 euro di resto. E niente, è stata una bellissima e divertentissima spesa. Come primo giorno ovviamente c'era un po' di confusione, quindi magari non c'è la calma di provare, di andare con calma, quindi va bene così. Contentissima di questo acquisto. Ah, mi hanno regalato un gadget! Un braccialetto. Grazie Primark per questa bellissima esperienza. Grazie per essere arrivato in Puglia. Speriamo che tu possa aprire tanti 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 negozietti Primark in Puglia. Magari qualcuno più vicino. Grazie per essere stati con me in questo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente vi ricordo di registrarvi al canale se non l'avete ancora fatto. E altrimenti lasciate un like. Ciao! Poi in più abbiamo preso gli slip. E basta. E le buste, perché anche le buste si pagano.